Buonasera a tutti, raga, sono ritornato, eccoci qua. Stasera però se commenta l'Inter. Cagliari-Inter, finita 2-0 per l'Inter, grandissimo Lautaro Martinez e Dumfries. Ragazzi, una partita a due facce. Io dico una cosa, prima che tutti poi dicono gli interisti non ammettono mai calci di rigore. Rigore tutta la vita per Lovumbo. Quadrato lo stende in aria. Per me era calcio di rigore. Mo fate come cazzo vi pare. Poi non venite a dire, ma gli interisti. No, gli interisti non sono praticamente sportivi. Tiè, te l'ho fatto dimostrare. Era calcio di rigore. Partita a due fasce, come dicevo, appunto. Primo tempo dominato. Un grandissimo Dumfries che non si vedeva da tempo, che finalmente faceva sia la parte offensiva che la parte difensiva, grande Hakan e soprattutto il Toro che trova praticamente sempre dei corridoi in attacco spettacolare. E al secondo tempo, ragazzi, siamo andati un po' in blackout, però siamo andati un po' in blackout perché questi quando hanno fatto entrare Lovumbo su quella fascia era pericoloso, eh. Il Cagliari ha tenuto testa il secondo tempo all'Inter, se avrebbe preso quel calcio di rigore. Non lo so sta partita come sarebbe andata a finire. Fatto sta, se abbiamo sti bei 3 punti dalla Sardegna Arena, contenti, felici, questo significa 2 vittorie su 2, dopo aver battuto il Monza, 2-0 pure a Cagliari. Regà, c'è qualcuno che ieri rubando ha pareggiato, le romane zoppicano, il Napoli come sempre, e il Milan che già si è gasato vince lo scudetto. Caro. Caro, ci siamo anche noi, eh? Con molta calma e tranquillità. Fatto sta, partita secondo me, come ho detto, da due facce. Primo tempo molto più brillanti, nel secondo tempo si è sofferto troppo. Probabilmente il caldo, probabilmente dovremmo smaltire ancora tutto l'allenamento. Però fatto sta che l'Inter porta a casa sti 3 punti preziosi perché Cagliari, ragazzi, non è una partita mai semplice. Perché comunque avevo un grande allenatore come Claudio Ranieri che io stimo tantissimo. Quindi, regà, portiamoci via sti 3 punti, ma ripartiamo dal primo tempo e non dal secondo. Perché queste squadre, così, l'anno scorso, se vi ricordate, troppi punti ci avevamo perso. Quindi cerchiamo di fare cose fatte bene. Un saluto a tutti i ragazzi, poi ci vediamo domani per un video che vi spiegherò perché.